Professore Giulio Capone, ormai un amico di Tregolfo, l'abbiamo sempre incontrato in terra campana. Adesso si è spostato un po' più su nel Lazio quest'oggi, qui al campo dell'Olympic Marina, sempre alla ricerca di giovani talenti, sempre sul campo di calcio. Allora, dopo tre o quattro manifestazioni fatte tra San Crastese e Sessa Aurunga, ci siamo spostati un pochettino anche nella nostra terra, perché anche la zona di Minturno, Scauri, Castelforte è la nostra terra, per vedere un pochettino questa bellissima struttura di Erasmo di Principe che oggi ci ospita, vengono tantissimi osservatori, di cui qualcuno della Serie A, dell'Udinese, del Chievo Verona. Quindi è una festa veramente in una struttura bellissima, ripeto. Giovani calciatori, il calcio italiano ha bisogno dei giovani, perché ultimamente comincia a scarseggiare per quelli che sono i livelli più alti. Ci sono generazioni che si sono perse. Da dove ripartire? Dalle scuole calcio, dai bambini, dall'entusiasmo dei bambini, dai genitori che li seguono, dalla correttezza in campo, cosa che la scuola calcio di Erasmo sta veramente facendo, sta veramente poggiandosi su queste bellissime cose. Per cui siamo venuti proprio per onorarci e onorarlo delle nostre presenze. Tanti gli osservatori quest'oggi che saranno qui a tastare il polso a quelli che sono i ragazzi del golf, e non solo, perché ho visto bambini arrivare da oltre Gaeta e soprattutto anche dalla campagna. Infatti, oltre alla scuola calcio di Erasmo, ci sono ragazzi di Gaeta, di Scauri, di Castelforte e non solo, anche la Campania, come al solito, dà il suo contributo con le scuole calcio di Carinola, di Calvi Resort, di Casapulla. Quindi è veramente una festa di bambini per oggi. Speriamo che il tempo ci accompagni, l'unica cosa. Non per la struttura, che è bellissima, è coperta, quindi non abbiamo nessun tipo di problema, però quando si esce, avere una bella giornata sarebbe proprio il top della situazione. Poi c'è l'amico di Telegolfo, che ormai abbiamo instaurato un rapporto bellissimo, sia come professionalità sia come amicizia, e veramente ne sono onorato di averlo conosciuto. Sì, diciamo che è sempre un piacere venire ospite in queste manifestazioni sportive, dove i ragazzi sono gli attori principali di questi eventi. Io ringrazio il professore Capone per l'invito a partecipare a questa manifestazione, la società che ci ospita, che comunque ribadisco il concetto, quando i ragazzi sono al centro dell'attenzione è sempre un piacere partecipare a questi eventi, soprattutto dove i ragazzi sono parte integrante poi della società, quindi si fa un lavoro anche oltre il calcio, lavoro di crescita, e quindi dove società come l'Olympic lavorano per questi ragazzi, comunque fa sempre piacere essere presenti e partecipare a queste manifestazioni sportive. Come si forma un giovane calciatore? Perché bisogna formarlo sia sul campo che nel carattere. Sì, diciamo che una crescita a 360 gradi, che deve andare comunque di pari passo, sia la crescita calcistica sportiva che quella personale. Vedo che qui ci sono le basi per fare questo percorso di crescita per i ragazzi. Si può lavorare bene, si può lavorare per integrare i ragazzi poi nella società del futuro, perché poi fondamentalmente lo sport è questo, serve proprio per integrare i ragazzi, per formarli per la società, al di là poi dell'evento sportivo, della crescita calcistica, che comunque è importante e fondamentale, perché lo sport e i veri valori dello sport aiutano a crescere i ragazzi nel modo giusto, nel modo sano. Tempo fa si parlava di prendere il giocatore estero perché faceva tendenza, diciamo così. Qual è adesso la tendenza, se sta cambiando, se in futuro vedremo formazioni anche ad alti livelli formate da più giocatori italiani e magari anche del luogo? Sì, diciamo che la tendenza fondamentalmente è rimasta, anche se si sta cambiando qualcosa, sia la società a livello professionistico, sia della zona, che in tutta Italia comunque stanno cercando di cambiare qualcosa nel loro interno. Non è facile, perché ci vuole un lavoro di 5 anni, meno di 5 anni, per formare un buon settore giovanile. Purtroppo in Italia spesso le società non vogliono aspettare,
i famosi 5 anni, ma vogliono il prodotto già pronto, già finito, e questo è difficile. Quindi c'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di progettualità, c'è bisogno di lavorare senza fretta, ma senza sosta. Quindi spero e penso che cambierà qualcosa, perché ribadisco, già sono un paio d'anni che il vento è cambiato in Italia. Spero che anche da questo punto di vista si possa continuare a lavorare in questo modo, nel modo giusto, nel modo sano per i ragazzi, ma anche poi per il futuro, per trovarsi poi più ragazzi italiani, più giovani a competere poi a livello professionistico, sia per un fatto di prospettiva futura per la nazionale e tutto, ma anche per un fatto proprio di nostro nazionale. Noi con la nostra scuola calcio intendiamo far proprio questo, cioè creare un piccolo trampolino di lancio, se è possibile, per tutti i ragazzi locali che magari giocando in paese non vengono magari visti, non vengono magari osservati da grandi società. E nel nostro piccolo cerchiamo di invitare osservatori, mister di squadre magari professionistiche, affinché possano dare una piccolissima chance a questi ragazzini che ancora oggi si impegnano e credono in questo sport che è il calcio. Il professore Giulio Capone ti accompagna in questa avventura, anche lui ti ha aperto un po' quello che è il panorama campano. È vero, il professor Giulio Capone crede forse ancora più di me in questo sport, e devo dire la verità, è che è lui il promoter che mi spinge a fare queste, a organizzare queste manifestazioni, ma sono contento per i nostri ragazzi, perché mi ripeto, hanno in qualche modo una piccolissima possibilità, e devo dire, per qualcun altro che giocava con noi c'è stata a settembre, magari gioca in una squadra professionistica adesso, e noi proprio forti di questa cosa vogliamo spingere ancora più questo discorso sul settore giovanile e farlo in un certo modo, perché ci crediamo. Aggiungo che noi abbiamo tantissimi bambini, magari non diventeranno dei calciatori, ma saranno sicuramente degli uomini di sport, potranno diventare tecnici, arbitri, giornalisti, perché no? E magari un ragazzino nostro ce lo troviamo magari in televisione, ma non come calciatore, ma come, che ne so, osservatore, responsabile, giornalista. E questo è bello lo stesso. Sempre molto interessante andare a guardare giovani che hanno una passione per il calcio e magari anche qualche buona competenza per poter magari divertirsi, e non solo nel calcio. Quindi chi come noi nel calcio da tanti anni ha sempre piacere di essere così presenti, invitati a queste manifestazioni, anche perché potrebbe trovarsi il talento nascosto. Non dimentichiamo che al netto degli stranieri una buona parte delle rose di Serie A e Serie B dei campionati italiani è composta da giocatori nati in Campania, proprio nel Basso Lazio, quindi è un'occasione propizia quando ci sono queste manifestazioni, che come noi nel calcio da tanti anni ha piacere di andare a guardare, perché oltre che divertirsi può sempre sperare di trovare appunto il campioncino che poi deve fare un percorso, ma comunque è da qui che si parte, quindi siamo felici di essere presenti e speriamo di cogliere anche qualche buona piccola pietra diamante che domani magari può anche arricchire le rose delle nostre squadre professionistiche. Sono cambiati nel corso degli anni i parametri di ricerca di questi ragazzi, oppure il calcio è sempre quello? No, il calcio è sempre quello, sono cambiate le velocità di esecuzione, sono cambiati magari anche i rapporti fisici, però se un giocatore sa giocare, se il ragazzo è nato per fare calcio, se hai l'occhio giusto te ne accorgi anche oggi, perché è vero che la fisicità ha assunto un ruolo direi dominante, ma non è detto che conti solo quella, cioè bisogna sempre avere la qualità per poter intraprendere un percorso. È chiaro che più sono giovani più è difficile scovare proprio tutte queste direi attitudini, ma lo si vede subito, se hai l'occhio allenato ti accorgi già da quando hanno 11-12 anni se possono fare i calciatori o magari si devono solo divertire.